innovazione tecnologica e digitalizzazione come strumenti indispensabili per mettere in campo strategie sostenibili per la gestione dei rifiuti, anche di quelli più difficili da trattare come le scorie radioattive. Lo sa bene Sogin, che al tema ha dedicato un webinar nella cornice della 12ª edizione della SER, la Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti. Un appuntamento immancabile per la società di Stato, impegnata in prima linea con l'obiettivo di rendere sempre più circolare e sostenibile l'attività di smantellamento delle ex centrali nucleari italiane. Economia circolare, per vedere i rifiuti come risorse, in tutta la progettazione del processo di lavori di decommissioning, per essere in grado sin dalla progettazione di poter poi separare i materiali non radioattivi e riciclabili e quindi poi portarli al riciclo. Abbiamo, come dire, stimato la quantità di rifiuti che verranno generati da tutte le operazioni di dismissione. Al termine delle nostre operazioni, circa il 90% di rifiuti che avremo prodotto dagli smantellamenti e dalle demolizioni potranno essere recuperati e riusati. Tutela e salvaguardia dell'ambiente rappresentano una priorità per il gruppo Sogin, che nel corso del webinar ha presentato LIGOR, un nuovo applicativo informatico integrato con blockchain. Il sistema consente di controllare le attività di stoccaggio, ricavando informazioni preziose per ottimizzare e pianificare interventi di riduzione del volume dei rifiuti radioattivi. Un nostro progetto integrato di innovazione in ambito di gestione dei rifiuti radioattivi, che abbiamo chiamato LIGOR. L'obiettivo finale è quello di, attraverso un'analisi trasversale, permettere una riduzione complessiva, un'ottimizzazione complessiva dei processi e una riduzione complessiva dei rifiuti generati. A fare da sfondo a questo evento la forza dell'innovazione tecnologica, che per la gestione dei rifiuti propone soluzioni ricorrendo all'uso di sistemi decentralizzati, come quelli illustrati da Francesco Lamaro, project manager di InfoEdge Technology. Infatti LIGOR, fin dal principio, è stato concepito per trascrivere le informazioni in esso contenute in blockchain, al fine proprio di certificare il dato, assicurarne l'immutabilità, la stabilità e l'affidabilità, e di conseguenza garantendo la completa tracciabilità degli oggetti radioattivi nel tempo. Digitalizzazione, blockchain e nuove tecnologie. Questi gli strumenti che le start-up e le PMI italiane dovranno adottare per una gestione dei rifiuti sempre più corretta e sostenibile, come ha spiegato Eleonora Faina, direttore generale Anitech Assinform di Confindustria. Ma c'è una dimensione che cresce sempre di più, che è anche quella dei servizi pubblici e delle amministrazioni. E tutte le tecnologie più innovative, come la blockchain, come l'intelligenza artificiale, come i wearable, i big data e sicuramente il cloud e l'IoT stanno dimostrando una fortissima capacità di trainare, sono quelli che noi classifichiamo come digital enablers, che stanno trainando il mercato e stanno confermando che l'attenzione verso le tecnologie digitali non è più un elemento di nicchia di poche imprese, ma comincia a diventare sempre di più la base sulla quale si regge gran parte dei programmi di investimento delle aziende.